amici, oggi vi propongo una ricetta base. E una ricetta base per dolci. Parliamo della pasta genovese. La pasta genovese è il fratello ricco del pan di Spagna, quindi adatto a tantissimi tipi di torte e di dolci di vario genere. Rispetto al pan di Spagna è più compatto, la pasta risulta più compatta. È adatto a torte che necessitano di coperture come pasta di mandorle oppure pasta di zucchero, eccetera. Ed ora vi elenco gli ingredienti. Per una base di 23-24 cm abbiamo bisogno di 4 uova intere, 125 g di farina 00 setacciata, 125 g di zucchero a velo, 125 g di burro fuso, 3 g di polvere lievitante, un cucchiaino di estratto di vaniglia. Inserisco nella planetaria le uova e il cucchiaino di vaniglia e comincerò a montare. Intanto con un cucchiaio andrò a incorporare piano piano lo zucchero a velo. Una volta incorporato tutto lo zucchero, facciamo lavorare per almeno un quarto d'ora, fino a che non triplica di volume. Il composto è pronto, nel frattempo ho incartato una teglia da 23-24 cm ed ora vado a inserire all'interno la farina con il lievito setacciato, un po' alla volta, quindi dal basso verso l'alto, piano piano la faccio assorbire tutta e poi dopo aggiungerò il burro fuso. Vedete, piano piano fate incorporare aria al composto. Vedete com'è bello morbido e spumoso. Quando si inserisce il burro si può andare anche un po' più veloci a mescolare, non c'è problema. Il composto è pronto, risulta bellissimo, spumoso, soffice. Ed ora andiamo a inserirlo nella teglia. La pasta genovese è pronta per essere infornata. A dopo! La pasta genovese è stata cotta a 170 gradi per 30 minuti, forno ventilato. Forno statico 180 gradi sempre per 30 minuti. La pasta genovese è pronta per essere farcita oppure mangiata così com'è, è buonissima. A
Allora, se vedete che la pasta si arriccia un poco quando poi dopo si raffredda, è tutto normale. Quando dovete farcirla, basta metterla sotto sopra e diventerà un piano bello liscio. Potete vedere come si fa? Eccolo qua, vedete? Basta metterlo così, tagliarlo e farcirlo. Amici, vi aspetto alla prossima ricetta, un like al video, iscrivetevi al canale e se vi piace commentate. Questa è una ricetta base molto molto importante. Un arrivederci, un abbraccio e un grazie a tutti. Grazie a tutti.